Bella ragazzi, qui Fox e benvenuti in questa nuova serie. Come avete potuto vedere dall'intro, siamo su Devil Within. Siamo su Devil Within. Premessa, ragazzi, allora io ho già visto qualche gameplay di questo gioco e conosco già il capitolo 1, per sommi capi, perché visto una sola volta, non è che so a memoria di singola animazione. Quindi sì, conosco già il primo capitolo, ho visto questi gameplay perché non sapevo che gioco era e visto che io ho paura degli horror, ho detto fammi prima vedere com'è e poi dopo vediamo se. Ho visto che è un po' tipo Outlast, no? Per dire una cavolata, che devi nasconderti dalle persone, quindi no, questi horror che ti escono facce, cose, non so cosa mi aspetterà più avanti, qualche jumpscare sicuro. E niente, eccoci su Devil Within. Invio. A tutte le unità 1199 serve copertura codice 3, vi commenta l'ospita. 184, ricevuto, codice 3, 3 minuti. Ricevuto 184. Mi spiace, detective. So che stavate smontando, ma ci toccherà fare una deviazione. Sembra grave, una rivolta. Hanno chiamato prima che vi passassi a prendere. Omicidio plurimo. Ci sono già 6 unità sul posto. 131, rispondete. Forse è il fantasma di quel dottore impazzito che ha fatto a pezzi i suoi pazienti. Non esattamente. Alcuni pazienti sono scomparsi. Un grosso scandalo. Comunque, fa venire i brividi, no? 127, 124, rispondete. Joseph, pensi ci sia un collegamento? È una possibilità. Ma credo che i dati siano riservati. Agenti sul posto, rispondete. Centrale, qui Castellanos dalla 184. Qual è la situazione? Passo. 184, attenzione, non riusciamo a portare via razzi le unità al picco. Qualcuno mi... Oh, cazzo! Cristo! Detective Kidman, hai qualche idea? Ancora no. Ma capiremo meglio quando arriveremo là. Cosa ne pensi? Connelly, contatta la centrale e aggiornali. Joseph Kidman, con me. Dobbiamo dare un'occhiata. Va bene. Allora, così camminiamo, sì. Stai calmo però, eh. Non si corre su questo gioco? È impossibile, non si salta, non si spara, non si fanno capriole, non si Ci lanciano sono più delle... armi nelle loro auto. Ok. Quindi se adesso dovrei... Ecco, infatti. E camminiamo. No, no, scherzo. Ok. Io avanti, giustamente, giustamente, giustamente. Tanto che do calci e pugni alla cosa. Odore di sangue. Bene. Stiamo allerta. Bene, meglio faccio il sangue, capito? Che se erano tutti vie vegeti, no, Li non andiamo andava. a controllare, non far passare nessuno da questa porta. Forse dovrei venire con voi. Non sappiamo cosa sta succedendo. Devi coprirci. Ok. Sentito qualcosa? Sì, sento forte e chiaro. Ce n'è uno vivo qui. Corri, corri, presto. Muoviti. Olè. È ferito. Cosa è successo? Non c'è manco un po' di sangue. Non può essere. Impossibile. Ruvik Penso io a lui. Le telecamere di sorveglianza ci diranno di più. è... Bene, controlliamo le telecamere di sorveglianza. C'è una lampada.
Allora, io non sto urlando, non sto parlando, non... Boh, spero vada bene. Buongiorno. Dedo di me. Ciao Topo. Addio Topo. Sì, dove sono? Sono sotto sopra. Sì, in realtà già lo so dove sono. Detto il capitolo 1, lo sono spoilerato purtroppo. Ma buongiorno. Comunque hai qualche problema, vedo. C'è un coltello che non va bene col corpo. Non vedo niente. Aia. Vabbè, sto accendendo qualcuno, si sente, capisce dei rumori, ma non si vede. Non è per niente buio, quindi penso che voi vedrete solamente il nero in questo momento. Bene, è morto. Ok, ciao. Adesso uccide noi. No, non è vero. Ah, ok, penso che devo fare. Barra spaziale c'è ripetutamente. Ah, sai che casino adesso con i tasti. Rumore dei tasti, mannaggia. Ops, ho colpito il... Pamma! Yuhu! Vai! Olè! Non ho tolto il mantello, da quanto vedo. Stai calmo, non si è fatto niente, ma è un po' troppo buio, no? Sì, adesso cosa dovremmo fare? Ma non... Allora, dovremmo... Boh, non me li sbloccare. Ok. Sì. Se no voi non vedete niente, giustamente. È chiusa. Dobbiamo andare a prendere le chiavi al tizio. Io farei control. No, non posso fare control. Infatti sto premendo alt. Questo è control. Ah, devo tenerlo premuto. Che bolle. Sì, ciao amico. Ok. Te ne vai? Bravo. Io non esisto, io non ci sto. Stai calmo, eh. Salutalo. Ciao. Io sono qui. Vuoi uccidermi? Bravo. No, nasconditi, merda. Già sarà dietro, mi vede. Altro tempo di più. Ok, una cosa che odio di questo gioco è questo fatto che si interrompa quando raccogli un oggetto. Lo trovo piuttosto fastidioso. Scappa, 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 scappa. Lui non c'è, lui non ti vede, sei invisibile. Corri via, corri via. Shh. Fai un po' più di casino per caso. Un po' d'olio. Chiudila questa porta di merda, chiudila. Chiudi la porta, chiudi la porta. No, non chiudi la porta. Ok, direi che ce ne possiamo anche fuorire. Madonna, già mi sto cagando sotto. Sei proprio un coglione, fatelo dire. Oh, guarda. Corri, corri, corri. No, ti prego, no, non mi fare del male. Corri. Già l'ha preso. Ok, dico io, a che serve questa stanza se non per torturare una persona? Io non la capisco. Ah, ma siamo zoppi, giusto. Corri, 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 corri. Bravo. Esamina, 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 muoviti. Olè.
No. No. Destra, 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 destra. Ok, vai in centro. Adesso ho già finito. Ah, giusto. Nel sangue, sì. Fortuna il capitolo 1 non dura tanto e penso ci siano, spero ci siano vari capitoli, se no mi sarei spoilerato mezzo gioco. Adesso ve lo dico da modo, adesso saliremo una scala, mai aspettato, vero? Dovete guardare la ferita che c'è questo sulla gamba, che si dovrebbe vedere. Non si vede? Eccolo, guardala. Il taglio proprio. Sta intendendo una motosega. Avrei preferito più un gioco in prima persona. Mi piace di più. Tu sei una ventola e noi io vado qua. Ma si può anche correre così? Sì. Sì, adesso cosa dovrei fare? Buttarmi qui? Ok, bene. Ci farà spaventare o no? Io lo so, ma non ve lo dico. Cos'è? Ok, allora, abbiamo un archivio. No? 0 su 16? Ah, ok, abbiamo le categorie. Vecchia nota delle fogne. Leggiamo. Ah, ok. Oltre alla porta chiusa in fondo alle fogne c'è una scala che conduce al vecchio reparto. Se riesci ad attraversarlo, troverai un ascensore che porta all'esterno. Potresti essere l'unica persona a scappare, l'unica a sopravvivere. R. Comunque, sì, non saltava. Lo sapevo. Ah, qua c'è qualcosa che è possibile raccogliere. Inizio test del sistema. Steam, forse. Funziona! La sincronizzazione delle onde cerebrali con perdite minime. Esperimento precedente della raccolta in corso. Anomalia che non coinvolge il soggetto. La persona che ha notato fino di sentirsi male prende in coma per ragioni sconosciute. Il dottore ordina di spegnere lo Steam. Persone lamenta nausea e i presenti perdono coscienza uno dopo l'altro. Chi è ancora in sé prova a fuggire dall'ospedale, ma per qualche misteriosa ragione non ci riesce. Lo Steam dovrebbe essere spinto, ma le onde cerebrali del soggetto sono ancora cruciate con quelle della fonte. Lui, quell'uomo apparso. Ok, un esperimento non po' felice. Io mi metto l'orologio a fianco perché devo scendere più là. Esc indietro, ok, possiamo dire. Mi sto spaventando. Presto. Ah, contro, nasconditi. Sì. Buonasera. Starti un po' molto calmo. No, io non esco, fregati. Io morirò qui di fame, di sete, di sonno, di tutto. Di tetano. Con molta calma però, Va bene? Accordato, aspetta, però mettiamo bene. Era la sombra quella. Merdissima. Guarda la ferita però. Prossimità a un nemico vicino a te. Consapevolezza. Un nemico ti ha individuato. È vicino a te per il cono di prossimità. Quando invece individua appare il cono di consapevolezza. Oh. Sì, io che passo. Bene. No, non si è buggata la telecamera, no? Corri. No, qua non si capisce niente della visione. Dove cazzo sei? Minchia, dove sei?
Madonna. Dove sei? Dov'è? Dove cazzo è? Dov'è? Ah. Oh cazzo. Sono di là. Bella. Ah, che bello. Torna proprio lo sniper, guardalo. Che fa, che fa? Corri. Perfetto, abbiamo superato il tizio, il Caio e il Sempronio anche. Ora io direi di goare inside here. Merda amico, che stai facendo? Merda, sta venendo. Cazzo, bene, ma come facciamo? Entra qui dentro, sì. Corri. Armadietto, corri. Merda. Lo sapevo. Porca puttana. Muoviti, porco due. Corri. Però devo essere sincero, cioè, è lento come c'è quello tizio. Cioè, guarda qua, non ce fa proprio a camminare. Sì, vai via. Ciao. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Sulla dolce musica della intro del gioco, noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo episodio di Devil Within. Da Fox è tutto, al prossimo video. Ciao! Jokes tight.